fare attività di spensierato, se possiamo dire, attività ricreativa, di gioco, certamente non sportiva, ma attività per passare un'ora in compagnia degli amici su questo campo che sarà dedicato alla memoria di un amico carissimo che è sempre assolutamente nei nostri cuori, che è sempre con noi e che ci accompagna con la sua generosità, con il suo affetto dal cielo per quello che è il nostro impegno. Ecco, questo io desidero ringraziare, con ciò firmo a parte mia la convenzione e poi chiedo al sindaco gentilmente con la sua firma di aggiungere qualche parola su questo momento che per noi certamente è un momento significativo. Abbiamo voluto fare, abbiamo voluto cogliere l'occasione di questa gara 3 con Sassari, altro momento certamente importante di questa nostra stagione, per dare via con quello che il più breve possibile ci auguriamo possa diventare un momento di gioia per tanti ragazzi che amano questo sport. Io sì. Prima di apporre anch'io la firma, devo esprimere a nome dell'amministrazione la soddisfazione innanzitutto per quello che a livello sportivo sta realizzando la Junior Basket, direi proprio un onore per la città poter in questo momento assistere a una partita così importante. L'altro punto importante è che siamo compiaciuti che finalmente, insomma, quando c'è a che fare con l'amministrazione pubblica, che lo sto correggendo anch'io, non è sempre così lineare il percorso per raggiungere e mettere in pratica i progetti che magari sono già concordati, bisogna seguire certe norme, certi percorsi, però direi che con stasera firmiamo in maniera ufficiale l'atto di concessione a titolo gratuito di un terreno per la costruzione del campo di basket a titolo gratuito per 25 anni. Questo è, noi pensiamo che sia anche poi un'attrezzatura, un impianto un ludico chiaramente molto utile ai giovani, visto che in questo momento c'è proprio un fermento, no? Quasi per questo tipo di sport. Poi l'altra cosa importante è che noi Torceruti, noi con mettere a disposizione la nostra struttura, il nostro terreno, rendiamo possibile far ricordo, far memoria di una persona importante, Gian Luzzi, che è stato un medico esemplare e che ha lasciato un ricordo indelebile di tutti i casalesi proprio per le sue grandi doti di umanità. Per cui credo che questo sia un momento di soddisfazione, non solo per me come sindaco, per l'amministrazione, ma sia un momento, direi, che dovrebbe gioire proprio tutta la città e tutta la città essere partecipe di questo momento. Domani ci sarà un altro momento importante da Stracasale e poi domenica proseguiremo, insomma. No, poi lo sappiamo se finisce. Grazie, signor sindaco, per la sua firma, poi presto la mia penna verde su questo documento. Io ringrazio lei, ringrazio tutta l'amministrazione comunale per aver voluto con così grande sensibilità e velocità aiutarci in queste cose, come metterò la parola a pressione dell'altra conferenza, voglio ringraziare moltissimo loro, perché senza il loro appoggio, il primo suo, grazie, e poi tutto tutta l'ospedale, tutta la Casa d'Italia, perché senza loro, senza la loro grande disponibilità e grande velocità nell'aver voluto venire dietro ai nostri tempi, questo forse questa è la cosa che sarebbe dovuta fare così presente. Quindi grazie per la vostra disponibilità, noi rispetteremo un tutto quello che sono le convenzioni, come ovvio, ma questo il fatto che voi avete seguito sui tempi così accelerati ci dà una particolare gioia. Volevamo farlo per lanciarlo bene a fine campionato, ce l'ha fatta, dicevo, facciamo un po' da più che ci cerchiamo il campionato, quindi diciamo lì, grazie a voi. Grazie, io poche parole, credo che tutto sia stato detto, credo di sottolineare da parte mia l'importanza di questa collaborazione pubblico-privata, perché credo che la celerità a cui faceva riferimento prima il Presidente e poi il Sindaco, il fatto che anche noi ci siamo stati stimolati a fare in fretta, a superare magari delle difficoltà burocratiche tradizionali, sia proprio la volontà insieme di fare in modo di poter dare una struttura alla città di Casale.
giovani, credo che in questi tempi così difficili sia un elemento prioritario, e noi su questo ci sentiamo stimolati e spinti e vincolati a cercare di far sì che anche la sanità sia all'altezza dei tempi anche in termini di celerità di risposta. Ringrazio l'abbondanza che è stato l'attenzione molto nostra di questa parte, ringrazio ancora il Presidente Cerruti e il Sindaco, perché il momento è anche importante per noi, quindi è un'occasione che anche noi valorizzeremo. Grazie. Grazie molto. Perché vuole una. Ci mette anche la sua, sì, anche sì, anche sì, la sua figlia risolverei ha lavorato così con tanto. Grazie a tutti, ci vediamo una mano tutti insieme e con questo possiamo suggerire questo altro e adesso vediamo cosa ci tocca.